anche se c'è lo spumino, e poi non si interrompe mai, neanche se fa una solo lungo chilometri, ma è festa patronale su Radio Elettrica, è festa patronale su Letture tre giorni, come quelle veramente le feste di paese. E abbiamo 8, 9, chiamato 10. La più importante, la più preparata. Benvenuta Silvia Lamia su Letture Metropolitane su Radio Elettrica. Ciao! Ciao, addirittura, grazie a voi dell'invito. È un piacere festeggiare questi Bowie Days insieme a voi. E ovviamente, come sempre facciamo, chiediamo alle nostre ospiti di portare la musica e insomma è una scelta abbastanza telefonata, però diciamo scegliere nell'archivio sterminato di produzione di Bowie non è mai facile. Come mai hai scelto questo brano? Crisi nera. Esatto, è infatti. Ma guarda, io le amo praticamente tutte, ovviamente, però insomma questa è l'entrata in scena di Ziggy, quindi racchiude un infinito bowiano non indifferente, insomma come se Bowie indossasse una tuta spaziale, no? Mm-hmm. E durante il tour del 72 e 73 infatti la introduce come una canzone scritta appositamente dal suo alter ego, ovvero Ziggy. Ed è oltretutto una canzone figlia della tecnica del cut-up mutuata da Burroughs, che Bowie stesso spiega poi nel documentario di Cracked Actor del 74, mi pare. E anche nelle parole, nel testo, quando dice sono un alligatore, sono un mamma papà venuto per te, sono l'invasore spaziale, sarò una puttana del rock and roll per te, insomma anche qui c'è dentro il suo mondo fatto di ribellione, di libertà sessuale, soprattutto ai tempi di Ziggy, poi chiaramente è andato modificandosi in base a tutte le sue varie metamorfosi e trasformandola poi in musica, quindi insomma mi sembra molto rappresentativa, è proprio l'anima rock di Bowie e Ziggy, con cui Bowie inizia anche il suo teatro rock, le sue trasformazioni, quindi è l'inizio di Bowie artista a 360 gradi. In questa conversazione toccheremo in realtà vari argomenti e anche varie iniziative legate a Bowie in queste, insomma, e alle celebrazioni di Bowie. Però tu giustamente hai detto, questa è una canzone in cui entra in scena Ziggy Stardust e credo che tu non abbia usato a caso proprio questo verbo e questa perifrasi entra in scena, perché comunque il tuo focus sul quale poi è anche uscito Lazarus, il senso di Bowie per il teatro, è proprio il teatro e Bowie, perché come dicevamo anche inizio puntata io e Giovanni, praticamente Bowie può essere associato a qualsiasi forma d'arte, io direi, non credo che ci sia dubbio su questo, e tra queste ovviamente c'è anche il teatro. Vuoi farci un piccolissimo riferimento, anche insomma per quanto si possa essere brevi, rispetto a questo discorso e al suo rapporto con il teatro? Assolutamente sì, guarda, come avete detto voi, Bowie tocca ogni arte. Bowie oltretutto è un coltello, un tipo di coltello, quindi io mi sono sempre immaginata la lama affilata, no, di quest'artista che veramente va tagliando qualunque tipo di arte, dal cinema al teatro alla musica ovviamente. E il teatro per me è qualche cosa che insita in David Bowie. Infatti il mio libro si intitola Il senso di Bowie per il teatro, anche qua non a caso il senso inteso proprio come sensibilità, predisposizione, mm-hmm. a partire dalla sua formazione come artista, perché lui, non dimentichiamo che viene dalla scuola di Lindsay Kemp, che ho avuto anche l'onore di intervistare, e il libro contiene una sua intervista appunto, mm-hmm. e che battezza, diciamo, al mestiere scenico David Bowie. Bowie lo conosce appena ventenne, mettono in scena insieme Pierrot in Turquoise nel 77, il personaggio che interpreta Bowie, cioè Claude, un Pierrot appunto, torna poi in Ashes to Ashes con il costume di Natasha Kornikoff, quindi insomma ci sono dei rimandi continui, c'è anche Bowie dice I'm Pierrot, I'm every man,
What I'm doing is theater and only theater, quindi io sono Pierrot, sono ogni uomo, quello che faccio è teatro, è solo teatro, ed è la questione del teatro, insomma, riemerge spesso. Il suo desiderio pare sia stato quello sempre di scrivere un musical, fece anche un provino per mettere in scena Hair, fino a che, insomma, per farla breve, potremmo parlarne per ore, lui mette in scena anche Brecht, per esempio, quindi anche questa proprio questo sondare all'interno del teatro vero e proprio, cantando anche canzoni di Brecht e quindi prese da opere teatrali vere e proprie come l'Alabama Song, per esempio. Insomma, questa sensibilità teatrale se la porterà dietro per tutto il suo percorso artistico, a partire dalle maschere che mette in scena con i vari album, per esempio Aladdin Sane è un altro personaggio che lui interpreta, sono tutti alter ego che lui durante la sua carriera propone, fino ad arrivare a Thomas Jerome Newton con Lazarus, che è considerato, possiamo considerarlo certamente il testamento artistico, diciamo l'eredità di Bowie, nonostante le maglie del racconto siano piuttosto criptiche, perché lui si riallaccia all'Uomo che cadde sulla terra, il film che lui stesso ha interpretato nel 76, e quindi riprende questo personaggio, ovvero un alieno caduto appunto sulla terra, quasi sospeso, no? Tra vita e morte. Chiaramente ci sono dentro temi che ha vissuto, che sta vivendo, perché lui lo scrive e lo mette in scena per la prima volta il 7 dicembre del 2015 a New York, quando era malato, quindi insomma il tema della morte è un tema che lui sente molto e che appunto in Lazarus si amplifica. Nel mio libro non c'è, perché diciamo è precedente alla messa in scena finalmente italiana di Lazarus di Walter Malossi, che fino a giugno è stato in tour in giro per l'Italia, e che riprende esattamente la drammaturgia di Enda Walsh, che è l'autore, il drammaturgo dello spettacolo insieme a David Bowie. E Walter Malossi fa un lavoro, diciamo, capillare, nel senso che oltre a essere un grande conoscitore della drammaturgia di Walsh, uno dei pochi che l'ha rappresentata ancora prima di Lazarus, per esempio con Disco Pigs in Italia, fa uno studio anche lui sulla musica, che è sempre presente nei suoi lavori. E quello che mi ha colpito è che nella messa in scena diciamo originaria c'è in scena Newton, che è appunto l'alieno, il protagonista, che è interpretato da Michael C. Hall e che ai tempi fu interpretato da Bowie nel film, che si muove costantemente da una parte all'altra del palcoscenico come se fosse in una sorta di acquario, no? Invece Malossi, per esempio, ha trovato un escamotage molto interessante, grazie anche alla scenografia, in cui c'è questa sorta di piedistallo in cui si siede Newton e questo piedistallo ruota, quindi non è Newton che si muove costantemente, ma è come se tutti i personaggi, tutta l'esperienza di Newton ruotasse attorno a lui, proprio come se lui rivedesse la sua vita. Tra l'altro, quindi, nella versione italiana Michael C. Hall nella versione internazionale originale Michael C. Hall e Thomas Jerome Newton, e nella versione italiana Manuel Agnelli, esatto, sì. Ci sono anche due fisicità palesemente differenti. Ti ha convinta questa scelta? Sono due fisicità totalmente differenti, anche due tipologie, diciamo, attoriali e artistiche totalmente differenti, quindi per me è stato inaspettato, nel senso che su due piedi, se mi avessero chiesto
se intravedessi Emanuele Agnelli Newton direi di no, avrei detto di no, però intravedo molto Bowie, quindi è stato assolutamente all'altezza del, del ruolo, secondo me. Inaspettatamente, ma lo dico in senso positivo, perché c'è una sorpresa, ecco. Esatto. Senti, e invece ci sono altre cose che succedono in questi giorni legate proprio a, alla celebrazione di David Bowie, che credo succedano ogni anno in realtà, perché insomma c'è sempre un modo per scoprire delle cose nuove da raccontare su David Bowie, forse. Ma sembra appunto che David Bowie non sia mai partito da questa terra, sì, perché appunto reagisce con il presente in continuazione. E ieri appunto stavamo preparando questa intervista, io e Silvia al telefono, e lei mi ha detto: ma lo sai che adesso intitoleranno anche una strada a Parigi. E noi parlavamo a 2 ore dall'evento. L'evento si è tenuto ieri in questo spazio-tempo, l'8 di gennaio, esattamente il giorno della nascita, del compleanno di David Bowie. E effettivamente c'è un'arteria non lunghissima, sono circa 50 metri, del tredicesimo arrondissement, tredicesimo distretto di Parigi, si chiama Rue David Bowie, anzi Rue David Bowie. Sì, immagino, sì. Sì, detto alla francese, sì. Tra l'altro qui dentro Radio Elettrica c'è un meme praticamente con la pronuncia di Bowie, ci sono Pandori che diventano... Guarda, c'è anche un divertentissimo video in cui qualcuno, qualche intervistatore chiede a Bowie, ma come devo dire Bowie o Bowie, insomma, quindi lui stesso dice o gioca come sempre, perché era molto ironico ogni volta che gli venivano fatte delle interviste, quindi infatti appunto è proprio... io sono per Bowie. Anche noi team Bowie. La cosa divertente è che oltre alla grandissima passione di colui che gestisce questo tredicesimo distretto di Parigi, cioè Jérôme Cumet, che è un fan come noi sostanzialmente, che era molto molto contento di fare e di dedicare questa cosa, ci sono delle partecipazioni particolari. Addirittura mi dicevi che oltre ad essere l'amico, è presente in questa celebrazione con una mostra dei suoi dipinti insieme alla mostra fotografica di Geoff McCormack. C'è anche colui che cambiò George Underwood. Raccontaci tu chi è. Colui che ha contribuito in maniera, diciamo, decisa, totalmente inaspettata anche lui, perché chiaramente nessuno si sarebbe aspettato che diventasse così iconico e così famoso, ha contribuito George Underwood alla discromia oculare di Bowie, ovvero sappiamo tutti anche dalla famosissima foto dell'album di Aladdin Sane che Bowie ha gli occhi di colore differente, un occhio diverso dall'altro. E questa discromia non è dovuta alla genetica, ma semplicemente a un pugno ricevuto nell'occhio da questo suo ormai amico, George Underwood, ai tempi, diciamo, in cui erano ragazzi e in cui Bowie non era ancora David Bowie, ma solo David Jones. Quindi George Underwood ha partecipato a questa... diciamo allo svelamento di questa targa, di questa nuova via, che non prende oltretutto il posto di nessun'altra via, di nessun altro artista, di nessun altro politico, proprio perché è diciamo una strada creata di recente durante la ristrutturazione di questo quartiere del tredicesimo distretto, in cui c'è anche una biblioteca universitaria modernista, la Bibliothèque Françoise Mitterrand, mi sembra, e anche per rimarcare insomma il legame che Bowie ha con la città di Parigi, che non è certamente lo stesso che aveva per esempio con la città di Berlino, però comunque Parigi ha una cultura teatrale d'avanguardia, insomma la Francia in generale, che sicuramente ha influenzato il suo stile. Mi viene in mente anche magari la scelta di riprendere dei brani di
canzoni francesi o in lingua francese, come quella di My Death, che si rifà appunto a Ma Mort di Jacques Brel, che non è francese, è belga, però comunque la canzone è sì, in lingua francese. E quindi insomma, diciamo che questa celebrazione, che è una fra le sconfinate celebrazioni che si fanno ormai dal giorno della sua morte. E io per esempio sono stata per diversi anni a un festival che fanno, al David Bowie Festival che fanno a Dublino, che è proprio una settimana di eventi al centro di Dublino, che celebrano in qualsiasi modo David Bowie. Per fare un esempio di uno di questi tanti eventi che si insomma che sono in giro per il mondo e l'Europa. Vedi, si potrebbe tranquillamente parlare. Sì, perché appunto è una creatura pulsante. Beh, noi abbiamo visto la bellissima mostra, ne abbiamo parlato anche l'altra volta con la nostra ospite Elisabetta Roncati, la mostra David Bowie Hills. David Bowie Hills a Bologna. Esatto, molto bella. E abbiamo visto di recente, anche questo è venuto fuori, il documentario su Raffaella Carrà, che non so se tu hai visto. Sì, a un certo punto, nel momento più sperimentale, diciamo, della sua vita di artista televisiva, diciamo complice anche la collaborazione con un costumista particolarmente agganciato, diciamo, con la realtà. Esatto. Lei ha un certo, in vari momenti, insomma, in varie cose che ci mostravano, veramente sembrava fare grande riferimento, o almeno il costumista faceva grande riferimento a Bowie, e gli anni erano quelli, perché era negli anni 70. Sì. Il Bowie del 72, esatto, inizio 70, esatto. Lo faceva nel 78. Mi ha fatto un po' impressione, no, vedere questo, però è vero che insomma tutti quanti gli artisti, in qualche modo quasi tutti, vengono toccati o sono stati toccati da Bowie. Come non essere toccati. Sì, cioè, una volta che entri nel mondo di Bowie non è possibile non assorbire anche solo, no, l'energia, la visionarietà di un artista come lui. Ti faccio una domanda personale: qual è stato il tuo incontro con David Bowie? Cioè, qual è stata la prima folgorazione che hai avuto? Guarda, io ho sempre conosciuto da quando ero piccolina Heroes, okay, e Absolute Beginners, che Heroes mi è rimasta chiaramente nel cuore. E poi sono stata subito dopo la sua morte a Londra a vedere appunto lo spettacolo, quando era ancora messo in scena da Michael C. Hall. Quindi insomma, diciamo che la prima folgorazione sono questi due brani che io avevo nel mio MP3 quando ero adolescente. E poi, okay, questo, diciamo, vuol dire che tu sei molto giovane, perché se da adolescente avevi l'MP3 avete la stessa età? No, abbiamo la stessa età, tutti, siete giovani, tutti sono io che sono anziana. Grazie, molto giovane, grazie. No, perché la mia folgorazione con David Bowie è stato Labyrinth, quando l'ho visto da ragazzina. Ah, vabbè. Quindi, però io l'ho visto dopo, io poi ho assorbito anche da mia madre, insomma, sì, che anch'io ha ascoltato e che anch'io lo conosce forse meglio di me, quindi okay, insomma dipende cosa ho sentito prima e cosa ho visto dopo. Certo, però, no, però dico, io non è che l'abbia visto nell'86 Labyrinth quando è uscito, diciamocelo, allora, perché no, però aspetta, ero vicina, potevano essere, non so, ci avrà avuto forse 10 anni, quindi erano gli anni inizio 90, perché appunto mi era stato suggerito da mia madre di vedere questo film, perché intanto perché appunto è un genere che era bello per una ragazzina, diciamo, era molto interessante, divertente, e poi perché c'era David Bowie e io non sapevo chi fosse David Bowie, e da lì ho visto, prima che ascoltato David Bowie, e poi dopo piano piano ho conosciuto il resto, insomma, una... Beh, però insomma l'hai visto a 360 sì, gradi, sì, no? Sì, perché certo, poi l'accanta e l'accanta, sì, infatti. Anche, guarda, io l'ho trovato, è un film pazzesco, secondo me, io lo consiglio sempre a chiunque non abbia avuto il modo di vederlo, perché io sono innamorata di quel film. Io al consiglio di vedere Labyrinth, visto che
si può trovare ora anche online. Sai, non so dov'è. Dopo lo vediamo, cerchiamo. Se su qualche piattaforma c'è. L'hai citata questo brano di chiusura, My Death. Io ho cercato, ho trovato due versioni. Quella pronta sul piatto è della live in Santa Monica del 72, quindi dovremmo esserci con l'arco temporale che è il ritratto, ma hai detto che ha una storia dietro My Death. Guarda, sì, appunto, lui riprende esattamente e traduce la canzone Ma morti di Jacques Brel, e la cosa, diciamo, strana è che non è mai stata incisa in studio, è stata sempre solamente eseguita live, per esempio nel Ziggy Stardust The Motion Picture, e chiaramente all'Hammersmith, scusate, Odeon, il 3 luglio del 73, quando Bowie uccide Ziggy. Quindi diciamo che, ecco, la mia scelta poi fa il paio con Moon Age Daydream, se vogliamo, perché appunto il 3 luglio del 73 all'Hammersmith Odeon Bowie per l'ultima volta interpreta Ziggy, quindi lui dà l'annuncio anche al pubblico che è estasiato, lo ascolta dicendo che quello sarà l'ultimo concerto, tutti si disperano pensando che lui abbia deciso di finire la sua carriera così, ma in realtà lui stava solamente annunciando la fine del personaggio, non di David Bowie come artista, ma la fine di Ziggy Stardust. E qua ci ricolleghiamo anche alla mostra che invece avete citato voi, di David Bowie's, in cui Ziggy è deposto, per chi l'ha vista ma anche per chi non l'ha vista, in una sorta di bara di cristallo, no? Proprio per orizzontale, quasi a voler rimarcare la fine di questo personaggio, che poi in realtà è stata l'inizio di tutto. E ci ricolleghiamo anche all'essere multimediale, perché la bara di cristallo richiama anche visivamente Biancaneve nel suo torpore certo. Momentaneo. Assolutamente sì, assolutamente. Come avete visto, di Bowie se ne può parlare veramente prendendolo da tutti i lati, e sfugge come veramente un prisma, come una sostanza poliforme. Silvia Lamia l'ha cercato di imbrigliare trovando il senso di Bowie per il teatro. Il suo libro si chiama Lazarus, è edito da Arcana. Se volete appunto approfondire questa parte, sappiate che appunto volendo possiamo organizzare convegni ore e ore cercando di prenderlo come se fosse un lo animaletto. Slime, mi viene in mente lo slime. Così. Grazie mille Silvia Lamia per essere stata con noi e ci risentiamo presto. Buone feste, perché grazie appunto buone feste, mamma mia, cosa anziana. Buone feste di Bowie. Buone feste di Bowie, ok, pensavo buone feste, dico ammazza, dai, è gennaio, feste, finito. Bowie feste, molto bene. Mai detto. Ciao. Ciao.